Nuovi di Dark Souls 2. Ho appena sconfitto il mega boss di quest'area, che al primo colpo, tra l'altro, mi è andata di lusso. Penso che sia un caso più unico che raro per me in Dark Souls. Niente, questo mi ha permesso di acquisire un notevole quantitativo di anime che ho già utilizzato per potenziare il mio personaggio. Penso adesso di essere in una situazione vantaggiosa, nel senso che l'esplorazione dell'area sembra un pochino più facile. Ora devo solamente capire dove andare a esplorare e cercare di recuperare il più possibile da quest'area per salire di livello. Sconfiggendo il boss ho ottenuto la chiave del cavaliere. Mi ricordavo che questo. E devo capire. Ah, eccola qua. Ottimo. Ho preso Ciarpame, non so cosa serva sinceramente. Però di qua c'è un percorso. E qua c'è questo. Grande lancia. Ah, ma questo è tosto. Mi dice che sono stato invaso da uno spirito oscuro. Molto. Eccolo qua. Cazzo, mi ha ucciso subito. Questo era un altro giocatore? Ah, che stronzo. Eh sì, grazie al cazzo, sono alle prime ore di gioco. Questa è una modalità che può essere attivata, io l'ho lasciata attiva, sinceramente. Si può essere invasi da, appunto, altri giocatori. E niente, si risolve tutto in un combattimento e poi ho giocato malissimo. Adesso non so se muoio e posso andare a recuperare le mie anime. Sì, sono sempre lì le mie anime. Posso tranquillamente andare a recuperarle, quindi. Ok, provo a affrontare l'ultima volta questo. Se non va in porto, cambio strada, perché questo mi sembra tosto. E effettivamente sto trovando più difficili i. Mostra simbolo del re. Ma secondo me qua ci devo tornare più avanti. Perché di simboli del re non ne ho. Seguirò con questa strada più avanti. Tra l'altro, qua sotto, visto che c'è un percorso,
c'è anche quel mostro enorme. Non l'avevo ancora notato, penso che sarà fastidioso sconfiggerlo quello. Ma questi tizi con la lancia e lo scudo sono veramente fastidiosi, perché quando fanno questa mossa con lo scudo possono essere fatti fuori facilmente, ma non sempre la fanno ed è, trovo veramente difficile beccare i momenti in cui farli fuori. Adesso proverò a proseguire. E niente, questa volta invece che andare dai miei due amici là in fondo, provo ad andare da questa parte. Io sto girando a caso. Non so bene dove devo andare. Questo era il cancello dove, che si è chiuso dietro di me, che ma quando sono salito dai banditi. Qua c'è un altro percorso, vediamo cosa salta fuori. Questi sono i banditi. Allora, prendiamo prima. Fatto bene. Ok, ne manca uno. Allora, sono messo male, nel senso che prendo un colpo e sono morto. Sarebbe forse il caso di tornare indietro, penso. Ok. Il cancello qua resta chiuso. Niente, questo penso sia un vicolo cieco, nel senso che non lo so a cosa possa servire. Magari vado a parlare di nuovo con il tizio, quello fuori dal cancello, e vediamo se succede qualcosa. You should take this. It allows undead to call out for help to one another across the fissures between worlds. With luck, somebody will lend you a. Well, I see. I hope that brave warrior didn't come across. Be careful out there. There's talk of unsafe. Ok, quest'area dovrebbe essere stata terminata. Adesso continuerò, nel senso che non c'è nient'altro da visitare, secondo me. Adesso continuerò a girare ancora un po' per questo castello. Allora, sono di nuovo nell'area dove c'è la spada conficcata. Adesso, con la chiave del cavaliere, voglio provare a aprire un pochino tutte le porte, vedere cosa succede. Ok, funziona. Mi si è presentato un nuovo nemico.
Faccio fatica con la mener rituale a sconfiggerlo, sinceramente. Ha bisogno di troppi colpi. Eccone un altro. Ok, ho paura a attraversarla perché se c'è un boss butto via tutte le anime. Ho veramente paura a attraversarla. Specialmente se si tratta di quel boss grifone che mi era passato sopra la testa precedentemente, nei video precedenti. Me la rischio, speriamo. Oh no, un boss. Lo sapevo. Oh cavoli. Cavoli, mi ha ucciso con un colpo. Mi ha ucciso istantaneamente con un colpo. Sono stato invaso da un altro spirito oscuro, eccolo qua. Ma ancora lui? Ma non ci posso credere. È ancora lui. E poi che spada ha? Questo, ma va a cagare, va. Ovviamente con l'invasione di quello spirito ho perso tutte quelle anime che ho lasciato ai piedi del boss che mi ha appena sconfitto. Direi che forse è meglio non ritornare là, anche perché rischio, vado a rischiare parecchio per niente. Continuo a esplorare. Non si vede niente. È tutto buio. E non si vede niente. Qui qualcuno è morto, quindi... Potrebbe esserci qualcosa di pericoloso. Thank you.
Non saprei. Mi sembra strano che qualcuno sia riuscito a fare un salto del genere. Niente, secondo me qua c'è poco da vedere. Tornerei indietro. Ora voglio provare a fare un'altra cosa, visto che sto un pochino, tra virgolette, cazzeggiando in giro, ma potrebbe essere anche una roba anche utile. Ho acceso la torcia. Ho acceso la torcia. Vediamo se serve a qualcosa accendere questi fuochi, perché mi sembra strano che vengano poi lasciati così, messi così a caso. A qualcosa dovranno pur servire. Ok, ho la chiave del cavaliere. Provo ad aprire a tutte le altre aree che non ho fatto finora. Stavo pensando che magari anche l'area dove c'era quella porta chiusa con le balestre potrebbe essere interessante andare a vedere se si riesce ad aprire. Allora, io mi sono fossilizzato parecchio sulla foresta dei giganti caduti, che è da questa parte. Adesso voglio provare a fare un tentativo, dato che comunque io sono partito subito in quarta con la foresta e non ho visto altre aree. E sto affrontando i nemici e li sto trovando un pochino pericolosi. Qua c'è un'altra via, poi di là dentro a sinistra, dopo il villaggio, c'è un'altra via ancora. Quindi io proverei ad andare di qua e vedere che succede. Anche perché continuare a morire e poi non diventa un circolo vizioso, come avevo già detto, e si finisce che uno continua a rincorrere la propria morte e non ne viene mai a capo di niente. Have you business with me? The way under is all blocked up, you see, by this god-awful statue. Heavens above. Who thought it a good idea to put it there? I'm in quite the pickle. La strada, amici, che la strada è bloccata. Ma quale statua? Poi io non vedo nessuna statua. Qua sembrano ancora più pericolosi del castello. Una strega. Forse è fattibile. Non lo so, forse è meglio tornare. Una statua blocca il tuo cammino. Proviamo a esplorare un attimino quest'area e poi al massimo ritorniamo al bosco. Però qua effettivamente penso che da fare ci sia ben poco. Questa strada è bloccata e non si va da nessuna parte. Allora, ritorno nel villaggio e voglio provare a seguire altre vie. Bene, sono ritornato al villaggio. Adesso voglio provare a dirigermi all'interno di questo percorso. Per il momento il percorso principale sembra effettivamente quello del forte. Esamina, un marchingegno che non si muove. Ok.
proviamo ad andare di qua, anche perché alla torre nel bosco dei giganti caduti mi sembrava di essere in trincea. Qua c'è una cassa che avevo già preso. Anche perché i nemici mi sembravano forse un po' troppo. E niente, vediamo. Vediamo che succede. In ogni caso, se troverò avversari troppo forti, saprò con certezza che devo proseguire per forza di là. Torre della fiamma di Heidi. Heide, o Heidi, Heide. Questo è proprio il castello, penso. Questo è vivo, ma non parla. L'ambientazione è veramente affascinante, i colori sono veramente spettacolari. Questo penso voglia comunicarmi in qualche modo che non è il percorso giusto. Niente, gente, questo video non è stato epico come i precedenti, ma era fondamentale per capire se effettivamente c'erano altre strade migliori da affrontare, dato che io mi ero buttato a capofitto in questa direzione, ma non ero poi così sicuro. Ci sono due o tre percorsi qua che possono essere interessanti. Andrò a testarli nel prossimo video. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!